focus di oggi, di questa parte dedicata alle materie prime con Carlo Vallotto. Attenzione, perché abbiamo assistito, primo titolo, al crollo del natural gas. Per 6 sedute consecutive, se non erro, Carlo, il natural gas è crollato. Poi adesso lo vediamo anche graficamente, ma prima voglio avere una tua introduzione. Oggi in realtà c'è un rimbalzo fisiologico, sta un po' recuperando. Credo che sia normale, ma cerchiamo di capire cos'è accaduto appunto in queste ultime 6 sedute. Sì, diciamo che ecco, quello che possiamo cercare di intuire naturalmente è che a livello fisiologico ci sono state queste, c'è stato questo, c'è questo rimbalzo nella giornata di oggi, più 2,95% in questo momento. Nella giornata di ieri, però, ricordiamoci ecco, che quasi ha superato quasi il 10%, insomma, siamo stati intorno al 10% di perdita, 8-9% durante la seduta, quindi forte, forte decremento. E addirittura dalla scorsa settimana, dal 29 novembre, dall'inizio del mese, siamo sotto del 32%, circa 32% dai prezzi appunto della scorsa settimana. E tutto diciamo che c'è molto 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 fermento intorno a questa situazione che si sta sviluppando sul natural gas. Tra le altre cose, insomma, per gli amanti un po' dell'analisi tecnica, siamo scesi al di sotto della media mobile a 200 periodi, cosa che è estrema, diciamo che è un valore abbastanza importante per quanto riguarda soprattutto i fondi di investimento, un po' diciamo le grandi banche d'affari che si basano, insomma, basano gli acquisti proprio con questo indicatore. Quello che è successo un po' sul natural gas diciamo che è rientrata un pochino il timore per quanto riguarda l'America della diciamo così, della mancanza del deficit di natural gas. Hanno cominciato nuovamente a riaprire i pozzi petroliferi, quindi come sottoprodotto, diciamo così, c'è anche il natural gas. E soprattutto sembrerebbe, insomma, che le temperature, e torniamo all'America, siano meno rigide di quello che sono qua in Europa, e quindi ecco una domanda per riscaldamento leggermente inferiore rispetto alle previsioni. Fattore importante è che diciamo tanti, 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 tanti fattori hanno contribuito a alleviare il prezzo del gas naturale, cosa che invece in Europa ancora non c'è. Vuoi un po' per le politiche europee? C'è stato anche un battibecco, insomma, tra la Gazprom, che è il principale fornitore russo, insomma, di gas contro l'Unione Europea, proprio perché non ha avuto. Ha accusato, diciamo così, l'Unione Europea, la comunità europea di non aver diciamo, attuato politiche di immagazzinamento di gas. Poi, naturalmente, queste sono notizie che noi leggiamo e riportiamo a livello importante, insomma, quindi la tensione diciamo, dei prezzi in Europa. Purtroppo ne risente ancora di questa situazione. Poi, naturalmente, c'è tutta una serie di questioni di geopolitica. Sono venute meno le importazioni di gas naturale liquido in Europa e quant'altro, insomma, Certo. sono state spostate verso la Cina, e quindi hanno contribuito. Concludendo molto velocemente, naturalmente, ecco, questo per quanto riguarda il gas naturale contrattato nei mercati finanziari, ha visto appunto il crollo, e quindi siamo arrivati, insomma, a prezzi più decenti, se mi passi il termine, insomma, ecco, in questo caso qui, anche perché, come dicevamo prima, al di là del trading, l'impatto di questi de, 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 degli elevati prezzi dell'energia sulla vita reale è abbastanza importante su tutti i settori, naturalmente. Certo, assolutamente. Quindi, insomma, il fatto che oggi lo rivediamo anche graficamente, stia guadagnando il 2,85, comunque, insomma, il crollo grafico è evidente, ma lo abbiamo seguito tutti i giorni scorsi, è appunto un rimbalzo fisiologico. Io nel titolo ho fatto scrivere, Carlo, non so però se si può rispondere, clima positivo svanito, cioè addirittura quello, o insomma, no. Cosa ne pensi tu?
Beh, direi che insomma cercano il clima positivo svanito, direi che insomma ecco, si cerca, secondo me sì, nel senso che diciamo dopo aver raggiunto quasi il doppio delle quotazioni attuali, intorno ai 6, oltre ai 6 dollari e 35, 6 dollari e 40 per milione di BTU, quindi oggi siamo a 3,78, 3,75 in questo momento, quindi ecco, diciamo che è rientrato la paura, il timore che ci sia un forte deficit, quindi direi che insomma, un po' il clima positivo sulla continua crescita dei prezzi del natural gas comincerebbe insomma, a rientrare. Naturalmente bisognerà che noi attendere a livello grafico e anche a livello di struttura fondamentale, comprendere insomma, come si muoveranno anche le scorte appunto di natural gas. Certo, Il certo. fatto stesso, ecco, il fatto stesso che in questi giorni ci siano state delle previsioni che indicano come nelle prime 2 settimane di dicembre il gas abbia il tempo sia leggermente migliore, farà sì che le scorte di gas non siano proprio prese d'assalto, ma possono aumentare, e questo naturalmente gli investitori attenti e che lavorano a questo mercato naturalmente lo sanno, e quindi i prezzi in discesa.